Bilancio finale a Pesaro per gli screening nelle scuole con i tamponi rapidi. Sono stati effettuati 18.000 tamponi nel corso dei 4 cicli durante l'anno scolastico e ora con il via libera del Ministero della Salute il sindaco anticipa la possibilità di effettuare i test salivari al rientro in classe a settembre. E allora sindaco, si può fare un bilancio finale? Sì, siamo davvero soddisfatti perché grazie a questa iniziativa che periodicamente si è ripetuta una volta al mese abbiamo avuto le scuole più sicure d'Italia. Questo è un grande risultato e per fortuna anche da noi i contagi stanno scendendo, anche nella nostra provincia, però voglio ribadire il fatto che Pesaro città non è mai esplosa in questa terza ondata e anche quando intorno a noi avevamo alcuni comuni con dati preoccupanti, Pesaro è rimasta sempre sotto la soglia. E questo credo che sia dovuto alla responsabilità dei cittadini ma anche a tutte le attività di screening che abbiamo fatto. Sono 18.000 i tamponi che sono stati fatti, quindi stiamo parlando di un controllo periodico diffusissimo tra i ragazzi. Nelle ultime settimane c'è stato uno sdoganamento ufficiale che ci attendavamo da tempo, anche dei salivari, dei tamponi salivari che hanno un'efficacia diciamo minore ancora rispetto in termini percentuali rispetto ai tamponi antigenici veloci che sono quelli che facciamo e ovviamente ai molecolari che sono il vero controllo finale, la verifica finale, però insomma il fatto che il Ministero della Salute li abbia riconosciuti ci consente anche di immaginare nei prossimi mesi degli screening con i salivari, sicuramente a settembre nelle scuole ma anche magari quest'estate in altri ambiti.